Ciao a tutte, eccomi ritornata con un nuovo video. Oggi un altro video haul. Sono stata da poco, sono appena tornata da un piccolo giro di shopping. No, vabbè, scherzo. Sono stata con mia mamma da Tigotà e in un negozietto che c'è proprio vicino a Tigotà, vicino a casa mia, dove praticamente ci sono gli stock di tutte le cose per mangiare, vari accessori per la casa, eccetera. E quindi vi volevo mostrare ciò che abbiamo acquistato. Poi da Tigotà mi hanno omaggiato di una cosa bellissima che vi faccio vedere dopo. Passiamo in questo negozietto di roba stock, quindi cose. Mia mamma ne ha prese due e sono praticamente queste confezioni per riporre, queste custodie per riporre comunque le varie coperte. All'interno, allora, c'è ancora il prezzo, quindi sapete che sono appena tornata, quindi 1,50 euro e sono comode perché nel mio armadio di solito non ho queste cose, le metto sopra altri mobili, quindi non so sinceramente le coperte invernali dove metterle. E quindi sono comode, infatti ne ha prese la bellezza di due confezioni, 1,50 euro. Poi, sempre in questo negozio di stock, sì, ha preso queste che sono praticamente dei panni multiuso, costavano 1 euro. In questo negozio veramente si trovano cose a poco prezzo, anche la roba da mangiare, varie cose. Se mi ricordo il nome del negozio, ma non penso che abbia un nome particolare, perché comunque c'è scritto stock fallimentare, quindi tutte le cose, stock anche birra, Coca-Cola, queste cose qua ci sono lì, quindi una volta finite finiscono, basta, appunto. E quindi ho preso queste che costavano 1 euro, quindi lì di solito andiamo sempre a prenderle queste perché sono ottime. Poi, sempre nel negozio Stock, ha preso questo deodorante che è buonissimo, costato, non so se riesco a farvi vedere, 1 euro ed è al talco, è veramente buonissimo. Peccato che non potete sentire l'odore perché è veramente buono. Una volta spruzzato in casa, una volta spruzzato in casa, veramente da un odore, emana un odore di talco veramente assurdo e mi piace tantissimo, quindi ha preso questo per 1 euro. Poi mi sembra che sempre in questo negozio di stock non abbiamo preso nient'altro. Passiamo a Tigotà. Allora, da Tigotà, una volta entrati, ho visto questa cosa che ve la volevo lasciare per ultima, però appena entrati vi faccio subito vedere quello che abbiamo acquistato. Questo, c'è ancora questo odore buono. Questa confezione che io cercavo da tantissimo, non riuscivo mai a trovare in nessun negozio, è per riporre comunque tutte le varie bustine del tè. Praticamente il contorno è rosa e plastica qua, però comunque plastica tutto, però tutto rosa il contorno, e qui al centro ha questa caraffa per il tè con la scrittina tè rosa di plastica, è veramente bellissimo. E vabbè, l'interno è fatto comunque, aiuto, vi faccio vedere. Per riporre tutte le varie bustine del tè, vedete qua vi fa l'esempio da mettere, che ne so, tutte le bustine per del tè o camomilla, varie bustine di tè che io volevo sistemare perché nel mobile c'è veramente un casino con tutte queste scatole di tè che non si capisce proprio niente. Infatti poi quando sarà che andrò ad abitare con un ragazzo, non so quando, non sto scherzando, spero al più presto, quindi tanto so che lui vede i miei video e sa che scherzo, quindi non. Vabbè, comunque lo sa, io sono fatta così, lui lo sa. Sa che poi io riempirò casa di tutti questi accessori perché mi piacciono. Che devo fare? Mi piacciono. Comunque, questo è costato, mi sembra, sulle 5 o 6 euro. Comunque, questo. Poi, da Tigotà, se spendevate 15 euro, vi davano questa cartolina qua, che vedete, io non ho vinto perché come al solito io in queste cose non ho mai fortuna, e sinceramente non è che mi passa la voglia, cioè mi passa proprio la voglia. E praticamente c'è scritto: se non hai vinto partecipi comunque all'estrazione finale di questa bicicletta, che sinceramente, boh, ci proviamo, dai, sono cose che... Se riusciamo a vincere, vabbè. Comunque, estrazione finale in palio, 10 spese da 100 euro. Comunque, qui dietro compilate con i vostri dati e spedite. Comunque, abbiamo preso questo. Cioè, preso, ce l'hanno dato alla cassa. Poi ha preso mia mamma, vabbè, per i pavimenti, quindi il detersivo per i pavimenti. Questo qua è il bucche fiorito. Non so quanto è il prezzo, quindi quelli che mi ricordo ve le dico, quelli che non mi ricordo, andate comunque da Tigotà o comunque, se li trovo, vedo dallo scontrino che a mia mamma, ve li lascio nell'info se mi ricordo, perché delle volte mi dimentico sempre, faccio caso. Poi ha preso due confezioni che di queste, dei biscotti per i cani e dei pedigree, li trovate, vabbè, in qualsiasi supermercato, però lì da Tigotà l'abbiamo trovata la bellezza di 1,95 euro, non erano in offerta, era prezzo pieno.
Nei vari stufati è già aperta perché come siamo arrivati il mio cane è impazzito, come ho visto la scatola dei biscotti è impazzita, quindi gliene abbiamo già dati la bellezza di 2 biscotti. E questi sono gli unici biscotti che lei riesce a mangiare, gli piacciono tantissimo, quindi nei vari supermercati di solito prendiamo una confezione sola, perché costa sulle 2,50€, 2,80€, però qua ne ha prese due perché costavano 1,95€, quindi 2 scatole di Pedigree, 2 biscotti, poi vabbè, una cosa normalissima che compriamo tutti, ed è la carta igienica, mi sembra che costava su... costasse 1,90€ in promozione, non mi ricordo, comunque è arrivata la cassa, ci ha chiesto se vi interessa, sapete che ogni tanto ve le dicono queste cose, comunque la carta igienica è una cosa normalissima che compriamo tutti, però questo. Poi, come sono arrivata alla cassa, non lo so, o forse perché stavo simpatica alla ragazza, non lo so, non le ho la più pallida idea, vabbè, io ero andata anche da Tigotà per vedere se c'erano così, mia pura curiosità, quelle pochettine tipo facsimile delle quelle di Victoria's Secret, scusate ma non riesco a parlare perché fa di nuovo caldo, io parlo col naso e cioè veramente non riesco più a connettere oggi, e c'erano, però non è che mi convincevano tantissimo e quindi non le ho prese. Poi ho detto boh, andiamo alla cassa, andiamo a pagare tutto, arrivo alla cassa, si vede che non le danno sempre, non le danno sempre perché da Tigotà non è che ci vado sempre. Mi hanno mangiato di una cosa che io veramente sono rimasta lì così, ferma, bloccata. Questa non è di nessuna marca, non si intende. Comunque, quelle lì di facsimile di Victoria's Secret mi sembra che erano di Emanuela Biffoli. Biffoli comunque. Però non mi convincevano, infatti volevo acquistarla perché comunque era una facsimile di Victoria's Secret, però vabbè. Mi hanno mangiato di questa pochettina che a me quando mi immagino di qualcosa veramente rimango, non so, penso che sarà comunque di tutte, siamo così che quando ci immagino di qualcosa, anche da Sephora una volta mi avevano mangiato di una pochettona e non me l'aspettavo, quindi quando ti vedi queste cose che ti regalano rimani veramente, fai i salti, cioè dentro di me io facevo i salti, ero contenta. Comunque questa pochettina è fatta di pizzo, peccato che non potete sentire ma è di un materiale veramente resistentissimo, è piccolina e l'interno è normalissima, è piccola, qui è nera, è fatta comunque rosa e nera, quindi di pizzo, e nella borsa infatti io la utilizzo, è comoda per metterci magari le chiavi della macchina perché di solito le butto così all'interno e non le trovo mai, quindi sono rimasta contenta di questo piccolo omaggetto che mi ha fatto Tigotà, non lo so. Vi ripeto, si vede che ero simpatica alla ragazza perché prima di noi c'era un'altra signora e non gli ha dato niente. Gli ha fatto solo la promozione, gli ha detto se le interessava la carta igienica in promozione. Però vabbè, comunque, contentissima. E niente, di altro non... gli acquisti principali sono stati questi qua di oggi. E niente, a breve farò anche il What's in my bag versione summer, quindi versione aggiornata, versione estiva, sempre se vi fa piacere, scrivetemelo qui sotto. Niente ragazze, io vi lascio nell'info box, comunque sempre se mi ricordo perché c'è una memoria che veramente è doc, non so come cacchio parlo oggi, non lo so, scusate. Vi lascio i prezzi comunque qui sotto dei vari prodottini o anche di quelli che non ho trovato. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto comunque piacere. Io vi saluto, un grosso bacione al prossimo video. Ciao!